Bene, riprendiamo il seminario di studi. Così dice lui. Sperando di aver digerito e di poter rimanere svegli. La voce squillante di Don Francesco ci aiuterà in questo senso e, come direbbe qualcuno, ma anche il fatto che l'argomento di questa seconda lezione è un po' il cuore di tutta il tema stesso, il titolo stesso del seminario, l'ecumenismo nella Chiesa contro la Chiesa. Uno dei tanti errori presenti negli ultimi decenni nella Chiesa, ma che non viene dalla Chiesa. E questo errore è stato condannato da un pontefice, il predecessore di Pio XII, cioè Pio XI, con questa enciclica, la Mortalium Animos, e che ovviamente a vostra disposizione, penso che può essere l'occasione di procurarsela. Questo documento pontificio ovviamente è introvabile presso le librerie dette cattoliche. Quindi lascio la parola a Don Francesco per questa seconda lezione, la condanna dell'ecumenismo con l'enciclica Mortalium Animos. Mi scuso, ma devo anche ricordare che nella cartella rossa, rosso carlista, vi è anche la solita busta per eventuali offerte, la Banca Paradiso dal centuplo di interessi, approfittatene, e per ovviamente coprire le ingenti spese organizzative. Al termine della conferenza vi sarà poi una pausa per il caffè, pausa prevista alle ore 16. Che avrò orecchie da intendere. Allora vi ringrazio per la vostra pazienza, spero che non sarà inutile quanto vi dirò. L'istruzione che segue, se dormite fatelo con discrezione, l'istruzione che segue quindi dovrà riprendere un po' quello che non ho avuto il tempo di dire in quella precedente, per poi abbordare il tema invece annunciato, quindi l'enciclica Mortalium Animos. Allora, due parole ancora per concludere, un po' più di due parole, per concludere quanto visto precedentemente. Abbiamo parlato nella prima istruzione, conferenza, di questo movimento ecumenico soprattutto nel mondo protestante, ma il tema era dal protestantesimo al modernismo. Allora, in che senso il modernismo, che come sapete è questa eresia o addirittura cloaca, riunione di tutte le eresie, secondo la parola ben nota di Papa San Pio X nell'enciclica Pascendi, che è proprio di 101 anni fa, tutto l'anno scorso l'abbiamo dedicato a commemorare, non lo so. Ma penso che lo è perché prima Don Carandino parlava, a commemorare l'enciclica Pascendi, non lo so, sì qua c'è un coso verde. Ebbene, vediamo un pochino cosa ha a che vedere il modernismo con l'ecumenismo. Tra l'altro Papa Pio XI, proprio nell'enciclica Mortalium Animos, dice chiaramente ed esplicitamente che gli ecumenisti riprendono gli errori dei modernisti. Quindi il collegamento tra i due errori è evidente. Cosa succede? Avviciniamo il microfono. Ecco, allora, volevo dire quindi che gli ecumenisti riprendono, secondo le parole stesse di Pio XI, gli errori modernisti. Vediamo brevissimamente quindi San Pio X nell'enciclica Pascendi, del quale era il centenario l'anno scorso, quindi del 1907, spiega tra l'altro: il modernista è da un lato un razionalista, la ragione non può conoscere nulla di oggettivo nella religione, neppure Dio, l'esistenza di Dio.
però da un altro è a modo suo un credente, e quindi la religione, il Dio che nega con la ragione o che non conosce con la ragione, è raggiunto tramite il sentimento religioso. Ora, dal sentimento religioso, scrive San Pio X, ne viene che ogni religione è nel contempo naturale, perché viene dal sentimento religioso dell'uomo, e sovrannaturale, perché in questo modo che Dio si rivela a noi, in maniera del tutto soggettiva. Sentenza assurda. E San Pio X spiega che la conseguenza è che tutte le religioni sono quindi vere, il che, spiega pure, è la via per l'ateismo. Quando tutto è vero, anche quando vi è contraddizione, tutto è falso. Questo tema sarà ripreso più volte da Pio XI nell'enciclica Mortalium Animos. Ovvero il Papa più volte insiste, l'ecumenismo spiana la via, apre la via all'ateismo. E questo ci lascia perplessi, dice, sono uomini religiosi che vogliono l'unione delle religioni per ottenere, dicono loro, una testimonianza più valida e convincente del Vangelo, e com'è invece che l'ecumenismo spiana la strada, apre la strada all'ateismo? Per lo stesso motivo per il quale San Pio X dice che il modernismo apre la strada all'ateismo, perché la verità non è più oggettiva, è soggettiva e quindi è un'invenzione dell'uomo sostanzialmente. Ecco quindi com'è che sia il modernismo sia il movimento ecumenico aprono la strada all'ateismo, e lo constatiamo, e cioè sotto i nostri occhi. Sempre San Pio X condannò nella proposizione 65, l'ultima proposizione del decreto Lamentabilis an exitu contro il modernismo, l'ultima proposizione dice appunto che il cattolicesimo deve diventare un protestantesimo largo, quindi anche qui vi è la confusione delle religioni. Infine ricordiamo ancora che San Pio X condannò il Sion. Il Sion, il solco, era un movimento cattolico e politico ideato da un laico, Marc Sagnier, che Roncalli, nunzio in Francia, ammirò. Al momento della morte di Sagnier, Roncalli scrisse alla vedova dicendo che il suo defunto marito era l'ideale della sua vita di sacerdote. E il Sion, che nasce come movimento cattolico però per la democrazia, con la chimera della democrazia, divenne poi il più grande Sion, le plus grand Sion, cioè non volle restare un movimento puramente cattolico, vuole estendersi a tutte le religioni, cioè al Sion dovranno collaborare uomini di tutte le religioni cristiane e anche non cristiane per costruire un mondo futuro. Ed ecco che San Pio X dice che il Gran Sion è un affluente del grande movimento di apostasia elaborato in oscure officine, e qui è chiaramente un'allusione alla massoneria. Tra l'altro, uno dei punti centrali del pontificato di San Pio X è ostacolare i movimenti interconfessionali, cioè che uniscono, anche se magari per uno scopo legittimo, cioè temporale, uomini di religioni diverse, magari cristiani, tra virgolette, di religioni diverse. Il modernismo quindi mentalità sulla quale nasce l'ecumenismo. E noi vediamo allora, per fare l'esempio pratico, due personaggi di cui vi volevo parlare, ovvero sia Ugo Ianni, dei quali forse non avete mai sentito nominare, e Buonaiuto invece altrimenti famoso, ben altrimenti famoso. I due però sono due personaggi che si conoscevano e si stimavano al punto che
per Buonaiuti Janni era come un padre maestro spirituale. Allora questo Ugo Janni, poco noto, ci collega anche col tema della regalità sociale. L'ecumenismo sembra un tema che è più attinente alla vita interna della Chiesa piuttosto che alla dottrina sociale e politica della Chiesa. Ugo Janni invece è un uomo che è pioniere in Italia del movimento ecumenico, uno degli inventori del termine stesso di pancristianesimo, eppure dalla sua personalità e dalla sua vita lo vediamo appunto legato a tutto questo movimento di distaccamento dalla Chiesa cattolica nato con il Risorgimento. Il padre di Ugo Janni era un garibaldino che combatté contro le truppe papali a Mentana. Chiamò il figlio Ugo in onore di Ugo Bassi, il sacerdote fucilato dagli austriaci, liberale. E pur nascendo e essendo battezzato cattolico, Ugo Janni ben presto passò alla Chiesa metodista. Infatti il governo, con Cavour e anche dopo, favoriva i missionari protestanti proprio per staccare la popolazione cattolica, la popolazione italiana dalla Chiesa. Dai metodisti Ugo Janni passò a una Chiesa vecchio cattolica che è diretta da un canonico di una nobile famiglia romana, Campello, fu fondata dopo la dichiarazione del dogma dell'infallibilità del Papa. Era una chiesa risorgimentale, praticamente i sacerdoti, i membri di questa chiesa si impegnavano a parlare bene del Risorgimento. Era una chiesa nazionale, si chiamava la Chiesa Cattolica Nazionale, scismatica naturalmente, che scomparve a un certo punto di questa chiesa, divenne sacerdote, ordinato da vecchi cattolici, questo Ugo Bassi. Tuttavia, iniziando la missione di questa chiesa in Liguria, Sanremo, Ugo Bassi passò poi dalla Chiesa Cattolica Nazionale ai Valdesi. Vedete, questo è tipico dei protestanti, essi possono cambiare chiesa come io mi cambio di vestito, perché per loro, in fondo, le verità di fede che li distinguono l'uni dall'altro sono qualche cosa di secondario. Quando Ugo Janni diventa valdese nel 1900-1901, è lo stesso anno in cui si affilia alla loggia Mazzini del Gran Oriente di Sanremo. Quindi lo vediamo come risorgimentale, massone, entrato grazie anche alla presentazione di un personaggio di spicco dei valdesi, Carlo Alberto Tron, massone pure lui. Quindi risorgimentale, massone, vecchio cattolico scismatico, valdese, ma non finisce lì. Era un diffusore dello spiritismo come molti modernisti, Fogazzaro eccetera, seguaci di un polacco, Towiansky, una cosa di questo genere. Oltre che spiritisti era un teosofo, uno steineriano, beh ce l'aveva tutte praticamente. Prima fondò una rivista, il Labaro, un'altra, Fede e Vita, alla quale collaboravano, ecco il modernismo, i principali modernisti: la Giacomelli, nipote di Rosmini, Don Brizio Casciola, che è il padre della teoria tra i cattolici della libertà di religione e di culto, modernista, padre Semeria, Fogazzaro, il Ghignoni, il Murri, padre della DC di cui abbiamo parlato l'anno scorso, Fracassini, Iacini, eccetera. Ebbene, queste persone fondarono nel 1913, per cui il presidente era il prete modernista cattolico Don Brizio, che era poi il santo di Fogazzaro. In questo romanzo di Fogazzaro modernista, il personaggio del santo era Don Brizio in realtà, a cui si ispirava il Fogazzaro. E poi Janni era il segretario, fondarono la Lega di Preghiere per l'Unità dei Cristiani. Quindi vedete, l'ideale ecumenista. Nel 1910 abbiamo visto i protestanti fare la prima riunione a Edimburgo. In Italia, tre anni dopo, chi lo lanciano? I modernisti, dei quali uno valdese, in realtà massone, e l'altro, questo Don Brizio Casciola, o Casciola, non ho mai scoperto, sacerdote che meriterebbe
uno studio più approfondito. Questo Ianni quindi divenne il grande diffusore del movimento pancristiano, partecipando, sostenendo e diffondendo tutti questi congressi che il movimento ecumenico, che sfociò poi nel congresso ecumenico delle chiese, fece fino al 1948. Tra l'altro un piccolo episodio significativo, Ianni un giorno concelebrò, lui era sacerdote come coi vecchi cattolici, concelebrò una messa ecumenica, tra l'altro era un apostolo del rinnovamento della liturgia, una messa ecumenica nella chiesa scismatica russa di Sanremo con un pastore anglicano, un prete russo, lui stesso un valdese massone e un certo Don Mazzini, anche il nome era significativo, cattolico. Un anticipatore del movimento ecumenico. Benissimo, questo Ianni, non vi dirò di più, anche se lui, al contrario di altri valdesi, non è, certo era contro la Chiesa cattolica, ma allo stesso tempo diceva: dobbiamo coinvolgere la Chiesa cattolica nel movimento pancristiano ecumenista. Stessa idea, era l'idea profonda del suo amico Don Ernesto Buonaiuti, senza dubbio il modernista italiano più noto, più conosciuto, come voi sapete compagno di seminario di Giovanni XXIII, prete assistente alla sua prima messa, e Giovanni XXIII disse: ho imparato molto da Don Ernesto. Don Buonaiuti fu l'ultima persona nella storia finora a ricevere la scomunica maggiore vitandus, cioè nessuno poteva avere una relazione con lui. Se lui entrava in chiesa durante la celebrazione della messa, bisognava o cacciarlo fuori o interrompere la celebrazione della messa. Era persona molto colta, avrebbe certamente avuto una grande carriera davanti a sé. Il suo ideale era l'insegnamento, fece di tutto per conservare la cattedra all'università, ma come modernista egli cercò fino in fondo di restare all'interno della Chiesa. La scomunica gli fu comminata perché fu scoperto, grazie tra l'altro a Monsignor Benigni, che era stato suo professore anche. Fu scoperto, ma se non l'avessero scoperto, lui sotto giuramento negò le cose più evidenti. Lui sempre cercò di cambiare la Chiesa dall'interno, ed ecco il suo programma che ho citato più volte, è il seguente. Fino ad oggi, egli scrisse nel suo libro Il modernismo cattolico, fino ad oggi si è voluto riformare Roma, cioè la Chiesa, senza Roma, o magari contro Roma. Bisogna riformare Roma con Roma, fare che la riforma passi attraverso le mani di coloro i quali debbono essere riformati. Ecco il vero ed infallibile metodo, ma è difficile. Hic opus, hic labor. E poi, il culto esteriore, la liturgia, durerà sempre come la gerarchia. Vedete, non voglio distruggere né il culto né la gerarchia. Ma la Chiesa, in quanto maestra dei sacramenti e dei suoi ordini, modificherà la gerarchia e il culto secondo i tempi. Essa renderà quella, la gerarchia, più semplice, più liberale, e questo, il culto, più spirituale, nel senso loro. E per quella via essa diventerà un protestantesimo. Ma un protestantesimo ortodosso, il che è una contraddizione di termini, ma ortodosso vuol dire imposto dall'alto. Un protestantesimo ortodosso, graduale, non uno violento, aggressivo, rivoluzionario, insubordinato. Un protestantesimo che non distruggerà la continuità apostolica del ministero ecclesiastico nell'essenza del culto. Ecco il piano del modernista, realizzatosi, potremmo dire, quasi alla perfezione. Al momento della sua morte, Buonaiuti morì privo di sacramenti, impenitente.
In una prima malattia si confessò, abiurò, in una seconda, invece quella definitiva, morì privo di sacramenti. Due giorni prima della morte dettò il suo testamento spirituale. Vediamo cosa scrive. Un solo ideale ha sorretto costantemente la mia vita: rivendicare i genuini valori cristiani. Notate che lui, per lui oggettivamente persino Dio non c'era, ma è la contraddizione del modernista, che come studioso non crede e come credente nel subcosciente col sentimento religioso crede. Contribuire alla loro trasfusione, cioè dei valori cristiani. I valori cristiani, contribuire alla loro trasfusione in quella nuova civiltà ecumenica di cui la mia sofferente generazione ha visto profilarsi all'orizzonte i primi chiarori. Questo lo scrive nella notte tra il 18 e il 19 aprile 1946, morì il 20 aprile impenitente. Quindi la mia generazione ha visto i primi chiarori, siamo nel 1946. I primi chiarori crepuscolari. Nelle mie molteplici esperienze ho tratto un insegnamento cui debbo dare qui precisa testimonianza. Mi sento partecipe in speranza e in comunione con quella nuova chiesa cristiana ecumenica a cui ho veduto lavorare quelle denominazioni evangeliche, cioè protestanti come lo Ianni, che mi sono sempre apparse salutarmente travagliate da un autentico spirito di fraternità, di pace, di vita carismatica nel mondo. Una parola di fraterna gratitudine io debbo a quei rappresentanti di quei movimenti ecumenici, dalla cui cordiale solidarietà la provvidenza del Padre mi ha concesso il privilegio. In armonia con lo spirito del mio grande fratello Giorgio Tyrrell, che era un anglicano diventato cattolico, gesuita, prete, modernista, spretato. Desidero siano incisi sulla mia tomba i simboli dell'eterno sacerdozio cristiano, il calice e l'ostia. Eppure lui stesso da anni non credeva più nella presenza reale, anche celebrando la messa, e fu la Chiesa, il Vaticano, che dopo il concordato lo obbligò a deporre l'abito talare, perché lui ancora con queste idee qui andava con l'abito talare. Queste sono le contraddizioni di un uomo. Questo è Buonaiuti. Andreotti ebbe a scrivere nel libretto I quattro del Gesù, dove narra di quattro amici inseparabili: uno lo zio di sua moglie, che negli anni 40 diceva già la messa faccia al popolo con un nuovo rito, anche quando era vietato, era una cosa inesistente; un altro modernista che abbandonò il sacerdozio, Buonaiuti, e il quarto Roncalli. E disse: l'errore di Buonaiuti fu di uscire dalla Chiesa troppo presto, quello che Roncalli invece fece fu di aspettare e di realizzare il suo sogno. Questo non lo dico io, Andreotti, che non è normalmente considerato un mangiapreti o un nemico della Chiesa. Ecco quindi questi due personaggi modernisti, tra tanti altri di cui si potrebbe parlare. Ecco perché modernismo e movimento ecumenico vanno di pari passo. Vi raccontavo di Don Baudouin, una parola, fu l'autore, come vi ho detto, di questo memoriale sulla Chiesa anglicana unita ma non assorbita. Era il progetto ecumenista che fallì proprio per la condanna della Mortalium Animos. Allora, due parole su questo curiosissimo personaggio. Don Baudouin cominciò la sua carriera ecclesiastica come sacerdote secolare, era un missionario del lavoro, cioè un sacerdote che si occupava delle questioni operaie e sociali, ma a un certo punto egli entra in un monastero e lì diventa uno dei capi in testa del movimento liturgico, cioè il rinnovamento della liturgia.
Il documento del Concilio, Unitatis Redintegratio, porrà sullo stesso piano, come assieme, come cosa comune che si influenzano reciprocamente, questi movimenti liturgico, biblico e ecumenico. Allora, Don Baudouin era già un profeta della riforma liturgica del nuovo messale negli anni 20 e 30, seppur passo a passo. A un certo punto, dopo la guerra, anzi durante la prima guerra mondiale, anche lui intima al cardinal Mercier, resistente, eccetera, si reca in Inghilterra, lì conosce l'ambiente anglicano e poi conosce un prelato cattolico orientale. Da lì la sua idea di fondare un monastero, che sarà quello di Amè, un monastero ecumenico, dove si abbandona la liturgia latina, il messale romano, per prendere solo la liturgia orientale, ma oltretutto con un profondo disprezzo di tutta la tradizione latina romana. A un certo punto si creano dei problemi, perché molti monaci del monastero lasciano il monastero per andare con gli scismatici. Tuttavia Don Baudouin è sostenuto a Roma da Monsignor d'Herbigny, un francese, il fondatore del Russicum, il quale fu uno di coloro che, gesuita, lavorò per la dissoluzione del Sodalizium Pianum di Monsignor Benigni. Il d'Herbigny era d'accordo con Don Baudouin, con questo ideale ecumenico verso l'Oriente, e ideale ecumenico verso l'Oriente che nel 24 si sposa in ideale ecumenico verso gli inglesi, gli anglicani. Quindi abbiamo visto tutti questi tre rami della famosa teoria dei tre rami, ce li abbiamo tutti e tre. Quindi a me viene fondato le Monastère de l'Union, il Monastero dell'Unione, è una rivista da un titolo significativo, Irenicon. Vi ricordate che Pace scrisse appunto questi libri irenici, cioè per la pace tra tutte le religioni. Allora cosa succede? L'enciclica Mortalium Animos significa la sconfessione di tutta l'opera di Don Baudouin. Allora egli è costretto a dare le dimissioni da priore del suo monastero, viene convocato a Roma nel 29, l'anno dopo la Mortalium Animos, non ci si accontenta che lasci il suo monastero, deve lasciare il Belgio, cioè la sua patria, nel 32 riceve ancora l'ordine di rompere ogni relazione col suo antico monastero che ha fondato e andare praticamente sotto sorveglianza in un altro monastero, ma il tempo passa ed ecco che egli incomincia a predicare ritiri ecumenisti ai quali partecipano i domenicani Congar, Chenu, Danielou, gesuita, il gesuita Martimor, Doncoeur, Bouillet, che non era gesuita, insomma tutti gli autori della riforma liturgica, e sono loro che nel 1943 fondano le Centre de Pastorale Liturgique, centro di pastorale liturgica, che sarà il centro della riforma liturgica che avrà la sua conclusione al Concilio. Nel 1958, alla morte 50 anni fa, il 9 ottobre di Pio XII, Don Baudouin confidò ad un suo amico: se leggono Roncalli, tutto il nostro lavoro sarebbe salvo, sarebbe capace di convocare un concilio e consacrare l'ecumenismo. Don Baudouin morirà nel 1960. Ultimo personaggio, prima di vedere l'enciclica, che mi era rimasto alla conferenza precedente, Fra Roger Schutz di Tese. È appena uscito un enorme volume su Fra Roger in francese, di Yves Chiron, le fondateur de Tese. È molto interessante questo volume. Apparentemente potrebbe sembrare un frutto positivo di questo ecumenismo. Roger Schütz e Max Thurian, i due principali fondatori della comunità monastica protestante di Tese, sono due pastori della scuola di Calvino, ma anche se nessuno l'aveva detto, Yves Chiron ha scoperto che il nonno di Fra Roger era un sacerdote vecchio cattolico, questa altra chiesa ponte ecumenica tra i cattolici ed i protestanti,
che aveva abbandonato il seminario perché non accettava l'infallibilità del Papa, era diventato sacerdote vecchio cattolico e poi pastore protestante. È in questo ambito che si forma da giovane Roger Schütz ed è per questo che protestante però è preso da un vivo sentimento ecumenico. Teset è stata nel 68, in pratica il 68 religioso, migliaia e migliaia e migliaia di giovani che si accampavano in questo monastero della Borgogna, un monastero dove i monaci erano protestanti, ma dove a lato si era installata, sulla domanda di Franz Schütz, dei francescani e degli scismatici orientali, per cui i giovani assistevano indifferentemente ai vari culti, cattolico, scismatico, protestante, e si comunicavano ai vari culti indifferentemente. Quello che è incredibile è che il vescovo Le Bourgeois di Autun giunse prima ad autorizzare questi protestanti a celebrare nella chiesa parrocchiale, ma poi in seguito a ricevere l'assoluzione sacramentale cattolica pur restando protestanti e a ricevere in nascosto, nascostamente dal 1972 la comunione cattolica, eucaristica, anche se ormai era col nuovo rito. Quando ai funerali di Giovanni Paolo II, in pubblico, Roger Schütz ricevette da Ratzinger, che celebrava questi funerali, la comunione, tutti quanti furono stupiti. Perché? Perché era un pastore protestante, a tutti noto come tale, che riceveva la comunione. Poco dopo, come sapete, Roger Schütz morì, è stato ucciso da una folle. Ebbene, in quel momento si seppe che egli era diventato cattolico, come già prima Max Turian. Ma cattolico come? È questo che è interessante da capire. Ci sono state varie dichiarazioni, sia della comunità ecumenica di Teset, dove ormai da tanti anni sono misti monaci cattolici e protestanti assieme, e poi anche del vescovo di Autun, eccetera, dicendo: di origine protestante, così dice il vescovo, il vescovo di Autun, Monsignor Seguì, Frère Roger ha percorso un cammino senza precedenti dopo la riforma. È entrato progressivamente in una piena comunione con la fede della Chiesa cattolica. Entrare progressivamente in una piena comunione con la fede della Chiesa cattolica senza alcuna conversione che implicasse una rottura con le sue origini. E ancora, quello che hanno dichiarato i protestanti a proposito di questo fatto di Frère Roger cattolico: il nostro orizzonte cristiano e le nostre mentalità limitate sono tali che ci rimane difficile pensare una riconciliazione fra le due cose. Se uno è cattolico non può essere protestante, se uno è protestante non è più un cattolico. Questa è la realtà istituzionale e formale delle nostre chiese ed è anche il loro peccato. Frère Roger era entrato in un cammino post-confessionale, o detto in un'altra maniera, di superamento di questi divari confessionali. Quindi Frère Roger, che Benedetto XVI molto commosso dichiarò che era già in cielo, Frère Roger era nella piena comunione con la Chiesa cattolica, così si dice, e nello stesso tempo era protestante. E questo è qualche cosa che ci lascia non solo perplessi, ma ci ricorda quello di cui parlò Buonaiuti, cioè di una nuova chiesa ecumenica che è il superamento di tutto quello che abbiamo conosciuto finora. E per cui possiamo dire della vicenda personale dei due fondatori di Teset, Max Turian e Roger Schütz, quello che possiamo dire della nuova messa, cioè della riforma liturgica del 1969. E nello stesso tempo pretende essere, perlomeno nello stesso tempo, cattolica e protestante.
ed è quindi la negazione del principio stesso di non contraddizione. È il punto d'arrivo di questo movimento ecumenico, nel quale le differenze di fede scompaiono, direi in maniera non spiegata e inspiegabile. Vediamo adesso cosa ne pensa la Chiesa di questo movimento ecumenico, così com'era nel 1928, quando Papa Pio XI lo condannò. Allora direi che non possiamo far altro che ricorrere a quello che il Papa stesso dice. Vi ricordo quindi le circostanze, i grandi convegni ecumenici dei due rami dell'ecumenismo protestante e, anche se non citato perché erano discreti, i colloqui di Malin. Ebbene, Papa Pio XI possiamo dividere questa enciclica in tre parti. Una prima parte è la descrizione di che cos'è questo pancristianesimo o ecumenismo, che è l'oggetto dell'enciclica. Una seconda parte nella quale si mostra che l'unica vera Chiesa è la cattolica e quali sono invece gli errori sulla Chiesa che questi pancristiani diffondono. E una terza parte nelle quali vi sono le conseguenze di questa rottura dottrinale, di questa contraddizione dottrinale. Allora, per quel che riguarda la prima parte, innanzitutto Pio XI mostra come ai nostri giorni, mai forse come oggi, gli uomini hanno sentito nei loro cuori così vivo e potente il desiderio di rafforzare e allargare a comun bene di tutti quei rapporti di fraternità che tutti ci stringono e adunano. Allora, vi è prima di tutto il tentativo di riunire tutto il genere umano. Secondariamente, il tentativo di riunire tutte le religioni, magari per porre freno all'irreligiosità, e infine il tentativo di riunire i cristiani, quindi in questo movimento pancristiano, che è il tema di questa enciclica. Ora noi vediamo che questo desiderio di unire tutti gli uomini è già diventato, quando ai tempi di Pio XI era magari qualche cosa di positivo, cioè un'unione in una specie di sforzi verso la pace, una maggiore intesa fra le varie genti, ma è diventato invece attualmente qualche cosa di più e di molto più grave. Lo vedremo per esempio col pensiero di Giovanni Paolo II. Così pure il tentativo di riunire praticamente tutte le religioni. Dice: costoro, nella certezza che debba essere molto raro un uomo privo in tutto di senso religioso, ecco il sentimento religioso, sono venuti nella speranza che un giorno o l'altro i popoli, quantunque circa il Dio la pensino, quale in un modo, quale in un altro, tuttavia si accorderanno nella professione di un certo numero di dottrine come sopra un fondamento comune di vita spirituale. A questo scopo si fanno congressi, adunanze, discorsi, c'è un bel numero di intervenuti e danno la parola un po' tutti, infedeli di ogni razza, cristiani, persino quanti disertano infelicemente Cristo, apostati, e quanti non vogliono ammettere la sua divina natura e missione. Ecco la descrizione di queste già prime riunioni interreligiose, ricordiamo quel congresso delle religioni di Chicago di cui vi ho parlato. Allora, qual è il pensiero del Papa su queste riunioni, che subito vi ricordano la grande riunione di Assisi, diretta da Giovanni Paolo II, che non dimentichiamo si ripete ogni anno? Orbene, i cattolici, dice il Papa, non possono in nessuna maniera appoggiare tentativi come questi. E questa è la sentenza del Papa. Non si può in alcuna maniera appoggiare tentativi come questi. Vediamo adesso qual è il motivo. Questi tentativi suppongono essere tutte le religioni
più o meno buone e lodevoli, in quanto che tutte, o per una via o per l'altra, manifestano ed attestano quel senso nativo e spontaneo in noi che ci porta verso il Dio e verso il riconoscimento devoto del suo impero. Ora, questo per il Papa è inaccettabile, cioè è inaccettabile queste riunioni di tutte le religioni, perché presuppongono l'indifferentismo. Tutte le religioni sono più o meno buone, è un'espressione del sentimento religioso degli uomini e quindi di un sentimento che porta gli uomini verso Dio. Ora, già, anche se noi stiamo parlando, e qui anticipo, ma vorrei leggervi un breve passo, qua è citato dalla Fraternità San Pio X, a volte dicono cose buone, ecco un passo per esempio di Karol Wojtyla nel libro Le Signe de Contradiction. Non è solo un libro, sono le prediche che egli predicò a Paolo VI in Vaticano. E in questi esercizi spirituali egli disse: Dio di maestà infinita, il trappista o il certosino confessa questo Dio con tutta una vita di silenzio, e verso di lui che si inchina il beduino peregrinante nel deserto quando viene l'ora della preghiera musulmana, e il monaco buddista si concentra nella contemplazione che purifica il suo spirito orientandolo verso il nirvana. Ma solo verso il nirvana? La Chiesa del Dio vivente riunisce giustamente in essa coloro che in qualche modo partecipano a questa trascendenza, ad un tempo ammirevole e fondamentale dello spirito umano. Vedete, non più la fede rivelata e noi creduta, ma il sentimento religioso dell'uomo che si manifesta in un modo nel beduino musulmano, in un modo nel monaco buddista, in un modo nel monaco cattolico, sono tutte uguali manifestazioni del senso, sentimento e spirito religioso dell'uomo, che fa sì che l'uomo appartiene alla Chiesa del Dio vivente, perché è orientato verso il trascendente. Quindi già vedete che Pio XI invece dice tutto il contrario. Noi condanniamo, perché questo dice tutte le religioni sono più o meno buone. E dice: teoria questa che non è soltanto una falsità vera e propria, ma prima di tutto una falsità, ma che ripudia la vera religione, è un rinnegare la vera religione. Come? Falsandone il concetto, in una falsificazione. E così spiana la via al naturalismo, cioè non c'è più il sovrannaturale, questo spirito religioso non viene da Dio, dalla grazia, viene dalla natura, dal sentimento dell'uomo, che per il modernista è nello stesso tempo naturale e sovrannaturale, ma in realtà è naturale. Al naturalismo e all'ateismo. All'ateismo. Chi dunque tien mano, aiuta a codesti tentativi ed ha di queste idee, con ciò stesso, per conseguenza manifesta, si allontana dalla religione rivelata da Dio. Sono parole, direi, piuttosto severe. Questo quindi riguarda, e qui Pio XI non parlerà più di questo tema, il suo tema non sono i tentativi di riunire tutte le religioni, ma il suo tema, ciò che lui vuole condannare, è piuttosto invece il dialogo tra i cristiani. Dice: questo dialogo tra i cristiani è più pericoloso dell'altro tra tutte le religioni, perché è più insidioso. Si vede meno bene il pericolo, ormai non si vede più niente, neanche nell'altro. Per la gente tutte le religioni vanno bene, ma a quei tempi non era così. Ma dove, qua cito il Papa, dove sotto l'apparenza di bene si cela più facilmente l'inganno, e quando si tratta di promuovere l'unità tra tutti quanti i cristiani. Allora, poi adesso Pio XI mostra i sofismi
cioè i falsi argomenti con i quali gli ecumenisti difendono le loro ragioni e i loro metodi. Dice, non è forse giusto, si sente dire, anzi non è doveroso che quanti invocano il nome di Cristo si astengano dalle recriminazioni mutue e si uniscono una volta tanto con un poco di carità vicendevole. E noi vedremo che uno dei punti che il Concilio sottolineerà, basta con le polemiche tra di noi. E chi può asseverare di amare Cristo se non fa il possibile per andare incontro ai desideri di Lui, che pregava il Padre affinché i discepoli fossero ut unum sint, una cosa sola. L'enciclica più importante sulla questione ecumenica recente, enciclica per modo di dire, è quella di Giovanni Paolo II, che si intitola proprio ut unum sint. Lo stesso Gesù non volle forse che i suoi discepoli conservassero come una caratteristica l'amore fra loro? E poi, se tutti i cristiani fossero uniti una cosa sola, non sarebbero più forti nel respingere l'empietà dei nostri giorni? Adesso piuttosto che quello, respingere l'empietà non va più bene, dice, si testimonia il Vangelo. Se i cristiani non sono uniti, la testimonianza del Vangelo non può passare. Discorsi come i precedenti o simili si fanno con grandi arie dai cosiddetti pancristiani. Gente questa più numerosa assai di quel che non si creda, se è vero che formano gruppi speciali e società di larga diffusione. Sono Fede e Ordine, Work and Life e il futuro Consiglio Ecumenico delle Chiese che doveva ancora nascere, sotto la guida di persone le quali o la pensino in un modo o nell'altro, quello che è certo, per lo più non sono cattoliche. L'ecumenismo viene dai non cattolici. Allora, questa impresa tenta e lusinga anche parecchi cattolici. Abbiamo visto un Don Baudouin, ce ne saranno molti altri, e dopo meno di 40 anni dopo abbiamo visto col Concilio cosa succederà. Lo vedremo meglio nella terza istruzione. Allora, questa è la descrizione del movimento ecumenico, di cui Pio XI vuol parlare. Però prima di iniziare ad esaminare questo movimento, la sua dottrina e i suoi metodi, dà subito la sua sentenza. Abbiamo visto quella per i movimenti con tutte le religioni, vediamo la sua sentenza per questo movimento, per l'unità dei cristiani. La coscienza del nostro compito apostolico ci ammonisce di non lasciar circonvenire, imbrogliare il gregge da fallaci inganni pericolosi, e perciò, venerabili fratelli, richiamiamo la vostra attenzione sopra questo male. Questo movimento è un male, e il modo di evitarlo. E poi dice che passiamo alla seconda parte. Seconda parte l'abbiamo riassunta così: la sola vera Chiesa è una, c'è una sola vera Chiesa, quella cattolica, e poi vediamo gli errori opposti. Pio XI ci dice prima di tutto che questa sola, unica, vera Chiesa non deve venire solo dalla legge naturale e neppure dall'uomo, ma è rivelata. Bisogna vedere cosa ha rivelato Dio, cosa vuole Dio. È qualcosa di oggettivo al di fuori di noi, per i modernisti è dentro di noi. E allora qual è quest'unica Chiesa? Pio XI spiega che quella cattolica, dandole tutte le note, tutte le caratteristiche proprie della Chiesa cattolica, citando i passi del Vangelo. Adesso io non mi soffermo su questo perché sono le prove abituali che la Chiesa dà della propria fondazione da parte di Cristo, istituzione da parte di Cristo. Diciamo che due sono poi le caratteristiche che Pio XI dà alla vera Chiesa di Gesù Cristo: la sua indefettibilità, non potrà mai venire a mancare, e la sua immutabilità, non può mutare. Pertanto è impossibile concludere che la Chiesa non esista ancora oggi in ogni tempo e non sia la medesima che dell'evo apostolico. La Chiesa di oggi
è quella fondata dagli apostoli e prima di loro da Gesù. Allora invece qual è l'idea di chiesa dei pancristiani ecumenisti? Allora egli propone tre tipi di errori. Uno, la chiesa di Cristo è una federazione di comunità di chiese cristiane, un po' come la teoria dei tre rami visti prima, o il consiglio ecumenico delle chiese che, vi ho detto, negli anni 50 riuniva di già 163 chiese, una confederazione di chiese. Oppure la chiesa non è una per ora, ma lo sarà nel futuro, e infine questa unione delle chiese, che è il progetto degli ecumenisti, richiede dei compromessi da parte di tutte le chiese. Vi lessi di già all'inizio qual era l'ecumenismo, qual era il concetto di ecumenismo, abbiamo visto che tutti questi particolari fanno parte del sistema. Vediamo più in dettaglio con le parole del Papa questo sistema. Allora, abbiamo visto prima di tutto che quasi il grido di battaglia del movimento ecumenico è ut unum sint. Gesù ha detto in Giovanni 18:21, all'ultima cena, affinché tutti siano uno, una sola cosa. Allora, gli ecumenisti dicono: i cristiani sono divisi, quindi non siamo una sola cosa, la volontà di Cristo è che noi siamo una sola cosa, le nostre divisioni sono un peccato, uno scandalo, dobbiamo, se vogliamo obbedire all'ultima volontà di Gesù, riunirci, far cessare le nostre divisioni. Bisogna che la Chiesa sia una. Cosa dice a questo proposito il Papa? A questo punto vale la pena di individuare e togliere di mezzo l'errore in cui si fonda la questione e da cui partono le idee e le iniziative molteplici dei non cattolici relative all'unione delle chiese cristiane. I fautori di essa hanno per vezzo di tirar fuori ogni tanto Gesù che dice: tutti siano una cosa sola, si farà un solo vile e un solo pastore. Quasi che in queste parole il desiderio e la preghiera di Gesù siano restati senza effetto. Loro dicono: dobbiamo obbedire alla parola di Gesù e unirci perché adesso siamo divisi. E il Papa dice: non è vero, la Chiesa Gesù l'ha fondata una ed è ancora oggi una. Lo diciamo nel credo ogni giorno. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. La Chiesa non è divisa. L'errore è questo. La parola di Gesù è realizzata sempre, costantemente, sempre lo sarà. Non dobbiamo cercare questa unione, perché l'unione c'è già. La Chiesa è una. E qual è questa Chiesa una? La Chiesa cattolica. Chi ha lasciato la Chiesa cattolica è uscito dall'unità della fede. Cosa deve fare? Lo vedremo alla fine. Ritornare all'unità della fede. Ma non si tratta di riunire chiese o comunità cristiane che sarebbero divise. E questo è il grande errore. Pensano, qui cito il Papa, che l'unità di fede di regime, cioè di governo, dote distintiva della Chiesa, non sia in fondo mai esistita prima di ora, non esiste oggi. La si può desiderare, forse raggiungere, ma intanto è un'idea e non altro. Al massimo, dice, vi era nel primo millennio, prima delle divisioni, ma non c'è più. Allora nasce, secondo loro, per ristabilire l'unità perduta, la necessità di rifare l'unità. Rifare l'unità, ed ecco uno dei motti degli ecumenisti. Il motto degli ecumenisti è questo: bisognerebbe, a sentir loro, lasciar perdere o mettere da parte le controversie e tutte le differenze di pensiero che ancora oggi tengono discorde il cristianesimo, poi di tutte le dottrine in cui si va d'accordo fare promulgare una norma comune di fede, ovvero sia mettere da parte ciò che ci divide e considerare ciò che ci unisce.
quando Giovanni XXIII diceva sempre molto di più ciò che unisce, ciò che ci unisce che ciò che ci divide, guardiamo a ciò che ci unisce non che ci divide, è proprio il programma ecumenista. Ma se ciò che ci divide è la fede, è la verità rivelata da Gesù Cristo, non possiamo mettere da parte ciò che ci divide, senza mettere da parte la fede e Gesù Cristo. E questo è essenziale. Allora, invece, quello che assolutamente Pio XI mostra è che la verità di Dio non tollera dei compromessi. È evidente, dice, che la sede apostolica non può in nessuna maniera prendere parte ai loro congressi e in nessuna maniera devono i cattolici aderire o tenere in mano a simili tentativi, esattamente come per i congressi interreligiosi. Altrimenti vengono a dare autorità a una pretesa religione cristiana che è lontana le mille miglia dalla sola Chiesa di Cristo. Dovremmo noi patire che la verità e la verità rivelata da Dio sia tratta a compromessi? Sarebbe un'ingiustizia palese. Quello che è in gioco, dice ancora il Papa, che cos'è? La difesa della verità rivelata. E anzi, egli spiega che questo movimento, queste idee del movimento ecumenico, implicano una bestemmia, dice proprio una bestemmia. Infatti dice, quando il nostro Redentore affermò nettamente che il Vangelo non era cosa dei soli tempi apostolici, ma di tutte le età venture, poteva l'oggetto della fede diventare col tempo così scuro e incerto da doversi oggi tollerare opinioni diverse, non solo, ma contrarie fra loro? Se fosse così, bisognerebbe pur dire che lo Spirito Santo, disceso sugli Apostoli, e la sua perpetua presenza nel seno della Chiesa, la predicazione medesima di Cristo Gesù, han perduto ormai da secoli ogni utilità ed efficacia, cosa che a solo dirla apparisce una bestemmia. Per i pancristiani, quindi, la Chiesa deve essere o una federazione di comunità, abbiamo detto, oppure diventerà unita nel futuro con questi compromessi pratici che il Papa condanna, perché la verità e la fede non possono essere tratti a compromessi. Passiamo, e tra l'altro il punto che Pio XI sottolinea, proprio quello del primato, che è il grande ostacolo, dice al massimo ammettono un primato del Papa, potrebbero ammettere anche alcuni, sono pochi, una sorta di primato del Papa, ma di onore o persino di giurisdizione un certo potere, ma come se ciò venisse dal consenso dei fedeli e non per diritto divino. Vedremo che questa sarà una delle teorie proposte anche ai nostri giorni. Tra l'altro Giovanni Paolo II, nel ciclo Autunum Sint, vedremo, chiederà ai protestanti non cattolici di aiutarlo a cercare di vedere una possibile revisione del concetto di primato del Papa. Allora passiamo al terzo punto, che sono le conseguenze. Allora, conseguenza, la condanna, come abbiamo visto, di questi movimenti, ve l'ho già letta. Poi il problema della carità e della verità. Abbiamo già visto che uno degli argomenti degli ecumenisti è la carità. Gesù Cristo ci ha raccomandato la carità, la pace, l'unione tra i cristiani e a questo che si riconoscerà che siete miei discepoli. Allora rifiutare questo movimento per l'unione dei cristiani, delle chiese cristiane, sarebbe mancare alla carità. Il Papa rammenta che la carità si fonda sulla verità, che non c'è carità senza l'unità nella fede, e cita proprio l'apostolo della carità, Giovanni Evangelista, il quale stesso dice: se viene qualcuno tra voi e non porta questa dottrina, non lo ricevete in casa e non salutatelo nemmeno. Cioè, laddove vi è disparità di fede, eresia nei confronti della dottrina, non bisogna né riceverlo in casa né salutarlo neppure. E commenta il Papa:
Se la carità dunque non ha altro fondamento che la fede integra, tutta e sincera, è necessario ai cristiani, se vogliono unirsi, di unirsi prima e soprattutto nell'unità della fede. Altrimenti, dice, altrimenti noi sappiamo bene che proprio quella invece di chi nega questo fatto, è la via della negligenza della religione o indifferentismo, e al modernismo, secondo il quale la verità dogmatica non sarebbe assoluta, bensì relativa, vale a dire adattata alle varie necessità di tempo e di luogo e alle varie disposizioni degli animi, dato che essa sarebbe non contenuta in una rivelazione immutabile, ma accomodabile alle evenienze della vita. Per il modernista la verità di fede è la fede nel sentimento religioso, nell'esperienza religiosa, ma l'esperienza religiosa e il sentimento religioso sono nella soggettività dell'uomo, dell'umanità, che cambia coi secoli, coi tempi, con le situazioni e con le circostanze. Quindi questa medesima verità rivelata dal subconsciente dell'uomo cambia continuamente con l'uomo. Ed è solo in questo modo che si può prospettare un'unione di carità che non tenga conto della verità, solo nel pensare che la verità è relativa, è cangiante e può accomodarsi anche di principi contraddittori. Un altro errore che segnala Pio XI, che noi vedremo ritornare, è la differenza, che sosteneva soprattutto Ugo Ianni, tra verità fondamentali e non fondamentali. E questo è poi un po' tipico di tutto il pensiero protestante. Ovvero sì, i protestanti anche tra di loro sono divisi da idee, da concetti inconciliabili. Allora, anche quando loro prospettavano un'unione tra di loro, ancora di più un'unione con i cattolici, bisogna trovare un qualche cosa che concili gli inconciliabili. Uno dei metodi è questo qui: distinguere tra le verità di fede delle verità fondamentali e delle verità non fondamentali. Per esempio, che so io, l'Immacolata Concezione, l'Assunzione della Madonna in Cielo, l'infallibilità del Papa, il primato di giurisdizione del Papa sarebbero verità, sì, ma non fondamentali. La Trinità, per esempio, sarebbe una verità fondamentale. Un'altra proposta che viene sempre fatta dai movimenti ecumenisti è: siccome dobbiamo essere uniti, ritorniamo alla situazione prima della divisione, il primo millennio, per cui non imponiamo tutto ciò che è stato definito come di fede nel secondo millennio. Queste verità sono verità proprie solamente ad alcuni, ma che non possono essere però comuni a tutti. Il Papa invece nella sua enciclica spiega chiaramente che questa distinzione è impossibile. Perché? Perché il motivo per il quale noi crediamo, qualunque cosa si creda, è uno solo. Tutti i veri cristiani, con la stessa fede con cui credono il dogma della Santissima Trinità, credono il dogma dell'Immacolata Concezione. E come credono il dogma dell'incarnazione del Signore, così pure all'infallibile magistero del Romano Pontefice. Per il fatto che queste verità sono state dalla Chiesa sancite e definite solennemente in età diverse, ed alcune anche recentemente, non possono perciò stesso dirsi men certe e meno da credersi. Non le ha tutte rivelate il Dio? Ecco, il motivo della fede è questo. Io credo sull'autorità di Dio, il quale, verità prima, non può né ingannarsi né ingannarci. Se quindi tra ciò che Dio ha rivelato faccio una cernita, ed una verità la credo e l'altra invece la rigetto, anche solo ne dubito, anche solo considero che non è una verità di fede, metto in dubbio la veracità di Dio. Dio, verità prima, colui che non può mentire, che non può errare, si sarebbe sbagliato.
Ecco quindi che io, se rinnego una verità di fede, anche solo una, non perdo una parte della fede, ma la perdo tutta. Non ce l'ho più per niente. Per questo, vedremo bene, è abusivo parlare della fede dei protestanti, per esempio, perché i protestanti credono che sia io nella divinità di Gesù Cristo. Perché se si rinnega una verità di fede, la fede è perduta tutta, non c'è più, c'è solamente una fede umana, una credenza umana. Come il musulmano o il giudeo non ha la fede nel fatto che Dio è uno solo, ha l'opinione umana, nella fattispecie vera, che vi è un solo Dio, falsa però nella negazione della Trinità delle persone. Quindi bisogna ben distinguere tra l'opinione umana, pur anche vera, che viene dall'uomo, e la fede. La fede è sempre sovrannaturale ed è motivata dall'autorità di Dio che si rivela, e per cui la fede è un tutto unico. Se io divido in ciò che Dio ha rivelato, ciò che mi aggrada e ciò che non mi piace, la fede, ripeto, non l'ho persa in parte, l'ho persa tutta. Per cui o vi è l'integrità della fede o la fede non vi è per nulla. L'unica cosa che bisognerebbe precisare è che qualcuno può errare in buona fede e per questo non perdere la virtù di fede, ma questa è l'eccezione alla regola e non si può fare dell'eccezione la regola. Infine l'ultima parte dell'enciclica. Poi posso finire? Non sono troppo in ritardo, Don Canadino scompare. Sì, vabbè. L'ultima parte della enciclica, ovvero sia la via cattolica, non per un ecumenismo cattolico. A volte dice c'è un ecumenismo cattivo e poi c'è un ecumenismo cattolico, ma il termine non va bene. Il termine ecumenismo è un termine protestante che ha un significato preciso, per cui parlare di un ecumenismo cattolico sarebbe come parlare di un protestantesimo cattolico. Poi io dico, però per protestantesimo intendo il primato del Papa, il culto della Madonna, allora non è protestantesimo. Per cui le parole hanno un loro significato e non dobbiamo usarle in maniera impropria. Evitiamo il termine ecumenismo cattolico. Allora, qual è la via che il Papa mostra come unica via per ottenere il fatto che coloro che si danno il nome di cristiani, non i cristiani, coloro che si danno il nome di cristiani si ritrovino uniti? Ebbene, questa via è quella del ritorno. Il ritorno, pure semplice, alla Chiesa Cattolica. Si racconta, quando ci fu il battesimo del re barbaro Franco Clodoveo, che il vescovo di Reims, Saint-Rémy, Remigio, gli disse più o meno abbassa la testa, o fiero cinambro, non mi ricordo più, e fatti battezzare, dice, e ora brucia ciò che hai adorato e adora ciò che hai bruciato. Perché prima bruciavano le chiese, sti barbari, adesso adora ciò che hai bruciato e brucia ciò che hai adorato, gli idoli. Ogni conversione vera, sincera, e quindi una conversione vera, implica non solo l'adesione alla verità, ma, ed è la stessa cosa, la detestazione e la condanna dell'errore. Che frère Roger Schütz sia riuscito a diventare cattolico restando protestante non è un miracolo della fede, è la negazione del principio di non contraddizione. È un miracolo assurdo dell'ecumenismo. L'ecumenismo è la conciliazione degli inconciliabili. Recentemente, in un documento che ho commentato su Sodalizium, nella Congregazione per la Dottrina della Fede, sul Sussistit in, uno dei punti più problematici di Lumen Gentium, che è la costruzione più importante del concilio, il commentatore ufficiale disse: l'ecumenismo e questa stessa dottrina è un paradosso. È effettivamente un paradosso, ma nel senso quasi di assurdità.
Allora, se noi vogliamo veramente arrivare a un punto, devo abbandonare il punto da cui venivo. Io non posso stare a Roma e arrivare a Napoli. Se devo arrivare a Napoli, devo lasciare Roma. Se resto a Roma, non vado a Napoli. Così allo stesso modo, se voglio essere cattolico, devo cessare di essere protestante. Per diventare cattolico, arrivare a quella chiesa una che ha istituito Gesù, che è rimasta immutabile nei secoli e che rimane ancora oggi, se no la chiesa sarebbe venuta a mancare e Gesù avrebbe mentito, sarebbe un povero uomo che si è illuso. Bisogna che coloro i quali lasciarono individualmente, ma loro sono, li hanno lasciati già un bel po', o comunque la collettività, gli uni o gli altri, ritornino alla chiesa cattolica. Quindi l'unica via è il ritorno. Sarà ora chiaro perché la sede apostolica mai abbia permesso ai suoi fedeli di intervenire ai congressi degli acattolici. La riunione dei cristiani non si può favorire in altro modo che favorendo il ritorno dei dissidenti all'unica vera Chiesa di Cristo, dalla quale precisamente un giorno ebbero l'infelice idea di staccarsi. A quell'unica vera Chiesa di Cristo diciamo che è visibile a tutti e che tale per volontà del suo fondatore resterà, quali egli stesso la fondò, per la salvezza di tutti. Quindi fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Quando il corpo mistico di Cristo, la Chiesa, è uno, compatto e connesso, è simile al suo corpo fisico, è una sciocchezza, è una bestialità pretendere che questo corpo mistico risulti di membra disgiunte e disperse. Chi dunque non sta unito con esso non è suo membro, né si riattacca con il suo capo che è Cristo. Ecco, allora qua prima di tutto il Papa dice come non si deve fare, le riunioni e i congressi ecumenici, via sbagliata. Come si deve fare? Il ritorno dei dissidenti alla Chiesa. E poi, loro pretendono di essere membri della Chiesa. Noi vedremo che col Concilio questa dottrina del ritorno verrà abbandonata. E perché verrà abbandonata? Perché il Concilio dirà che i non cattolici sono in qualche modo già nella Chiesa, quindi non hanno bisogno di tornare coloro che ci sono di già. Anticipando l'obiezione, Pio XI dice: ma se sono membra separate dal corpo, come posso stare dentro il corpo e quindi unite al capo che è Cristo? È una sciocchezza, è una bestialità. Vedremo come si riuscirà a sostenere questa sciocchezza e questa bestialità. Ma a coloro che dicono i non cattolici sono in qualche modo membra della Chiesa e membra del corpo mistico di Cristo, Pio XI dice: orbene, nessuno sta in questa sola Chiesa di Cristo, nessuno ci persevera se non riconosce ed accetti l'autorità e la potestà di Pietro e dei suoi legittimi successori. E quindi gli orientali e i protestanti che non accettano l'autorità e la potestà di Pietro e dei suoi legittimi successori non sono nella Chiesa di Cristo, non hanno perseverato nella Chiesa di Cristo. I padri di coloro che oggi sono impastoiati negli errori di Fozio e dei Novatori, Fozio appunto sono gli orientali, i Novatori sono i protestanti. Allora, notate, non obbedirono forse un giorno al Vescovo di Roma, supremo pastore delle anime? Partirono, ahimè, i figli dalla casa paterna, partirono, non ci sono più. Ma questa non cadde, sorretta com'era dal perpetuo sostegno di Dio. Cioè, anche se partono, la Chiesa resta sempre uguale, con loro o senza di loro. Alla Chiesa non manca nulla se qualcuno l'abbandona. Manca a quelli che sono partiti, che devono tornare a casa, ma la Chiesa non gli manca nulla. Tornino dunque al comun padre, il quale, dimenticando le ingiurie lanciate alla sede apostolica, li accoglierà con amorevolezza grande. Notate, lo sottolineerò nella istruzione seguente, notate che Pio XI non fa nessuna differenza tra i padri e i figli, cioè i padri, coloro che uscirono dalla Chiesa, Lutero, eccetera,
e i figli, cioè i protestanti e gli scismatici orientali di oggi. Dice: i figli sono impastoiati negli errori di Fozio e di Lutero, sono fuori dalla casa e devono tornarci, esattamente come i padri. Non dice che i figli sono in buona fede, che non hanno colpe, non lo dice, dice il contrario, e questo è essenziale, perché vedremo che è un altro punto che è stato cambiato. Questo punto, il ritorno alla Chiesa di chi l'ha lasciata, è essenziale perché è una questione di salvezza eterna. Ascoltino Lattanzio, dice ancora il Papa. Solo la Chiesa è quella che ha il vero culto, anche questo è importante. Fuori dalla Chiesa non c'è vero culto a Dio. Invece sarà uno dei punti nuovi, delle novità. Essa è la fonte della verità, il domicilio della fede, il tempio di Dio. A non entrarvi o ad uscirne si resta fuori della speranza di vita e di salvezza. E non conviene ingannare se stesso con dispute pertinaci. Qui si tratta della vita e della salvezza. Se non ci si bada con cautela e diligenza, vita e salvezza sono perdute e sono morte. E infine l'invocazione che faccio mia, l'invocazione finale del Papa alla Madonna. E in questo così grave pensiero mettiamo in mezzo come deprecatrice la Beata Vergine Maria, Madre della Grazia Divina, vincitrice di tutte le eresie e aiuto dei cristiani. E vogliamo mettercela perché ci impetri quanto prima l'avvento di quel giorno desideratissimo in cui tutti gli uomini sentano la voce del suo Divin Figlio, conservando l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Noi non siamo contro i protestanti, noi non siamo contro gli orientali, cioè in quanto sono protestanti e scismatici sì, ma non siamo contro le loro persone, anzi siamo gli unici, cioè noi, quelli che sono contro questa dottrina ecumenica, siamo gli unici che li amiamo veramente, perché vogliamo la salvezza loro nel ritorno alla Chiesa Cattolica. Sono contro coloro che giacciono negli errori di Lutero o di Fozio, quanti dicono loro non avete bisogno per salvarvi di ritornare alla Chiesa. Questi sono i nemici tremendi delle loro anime. Chi sono? Sono quei cattolici, ci dice ancora il Papa all'inizio della sua enciclica, tentati e lusingati da queste nuove idee. Purtroppo l'enciclica del 28, padre Congar, cardinale dopo il concilio, padre Congar scriverà nel 37, 9 anni dopo, Chrétien désuni, proponendo una dottrina che non è quella di Mortali Humanimos e diventerà quella del Concilio, come vedremo adesso, nella prossima istruzione. Venti minuti per bere un caffè e comprare altri libri.